150 lavoratori, la maggior parte donne, da oggi senza lavoro, attoniti davanti alla loro fabbrica che brucia. Siamo qui a Sant'Atto, a Teramo, davanti alla Richetti, un'azienda che produce fette al latte, biscotti al latte e che è ridotta a un cumulo di macerie. Ho dato tutta la mia vita qua dentro, tutto in famiglia, ho lavorato come una mula, capito? Ecco, e che quando? Purtroppo, ieri sera quando ho visto questo disastro, guarda, mi è venuta la pelle d'oca. Chi l'ha avvertita? Eh? Chi l'ha avvertita? Mi ha avvertito un collega a me, che io abito qua dietro. Che le ha detto? Niente, ha detto vieni che la fabbrica nostra sta ad andare a fuoco. È venuto qua, mi ha fermato là perché i carabinieri hanno già fatto passare e le fiamme arrivavano su sopra. 150 lavoratori, come potranno essere tutelati adesso che sono rimasti senza lavoro? La proprietà ha un altro opificio qui vicino, a circa 100 metri, vediamo quanti ne possono assorbire in quell'azienda e altrimenti chiederemo all'azienda di aprire per tamponare l'emergenza la cassa integrazione ordinaria che è prevista per queste situazioni. Il tetto è di Eternit, rappresenta veramente un grande pericolo, i sindaci della vallata sono in riunione, sono in attesa dei risultati dell'ARTA per eventuali ordinanze. Secondo lei com'è successo? Non lo sappiamo, nessuno ci dà spiegazioni in questo momento. Da quello che dicono le persone che erano presenti sembrerebbe partito dall'esterno l'incendio, però ancora non c'è niente di certo. Ma doloso? Non lo sappiamo ancora. Della Richetti resta salva una cella frigorifera di circa 1500 metri quadrati dalla quale stanno portando via i prodotti finiti. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme altissime che sembrano essersi sviluppate dal magazzino degli imballaggi. Il fumo e l'odore di plastica bruciata si avvertono a molti chilometri di distanza dal nucleo industriale di Sant'Atto e la nube si sta spostando verso la costa. C'è disperazione nei volti dei lavoratori che nonostante l'aria irrespirabile restano immobili dinanzi ai cancelli della loro fabbrica distrutta.